Finalmente ci siamo, siamo arrivati alle ultime spot di questo maggio che ci ha regalato emozioni sia belle che brutte e ci lascia con una spotlight che per quanto mi riguarda attendevo più di qualsiasi altra spot di questo mese di maggio, quindi sono veramente in hype per quello che riguarda queste spot che ci saranno domani, quindi oggi facciamo un po' di dialogo, andiamo a vedere i mazzi, andiamo a vedere che cosa sono queste carte, andiamo a vedere dove si possono collocare e andiamo a vedere se sono worth o meno. E buttare le vostre chiavi. Fatemi sapere se questo genere di contenuti sono di vostro gradimento, dove non andiamo a giocare, non andiamo a provare mazzi, ma andiamo a vedere, andiamo a dialogare, andiamo a fare una chiacchierata così da bar. Buona visione e vi ricordo l'iscrizione al canale, grazie, via, vamo. Allora, prima di tutto, le spot. In queste spot c'è una nuova carta, ovvero Sasquatch, c'è Havok e c'è Ravonna the Slayer. Andiamo a vedere intanto se conviene rispetto alle precedenti spot. Ovviamente sì, perché nelle precedenti spot abbiamo Namora, il Cavaliere e Scar, che se non avete visto il video delle spot ve lo lascio sempre qui nelle schede, dategli un'occhiata, anche perché manca ancora un giorno per sperperare le vostre chiavi, qualora foste veramente dei temerari. Invece per quanto riguarda le spot che ci saranno dopo, abbiamo tutto il mese di giugno con i nostri Titani, con i nostri Eterni. Con subito la prima spot di giugno, che è un qualcosa di eclatante, c'è Tena che, raga, è veramente, ma veramente forte per quanto mi riguarda. Poi abbiamo Grandmaster, che a me manca particolarmente, e Gladiator, che sono due carte che comunque anche Grandmaster è stato già preso con gli Ode e portato a 2-2 invece di 2-0. Sono veramente delle belle spot queste. Infatti è difficile, secondo me, per chi vuole, per chi ha le chiavi contate, andare a prevedere, ok, quello che si può fare. Perché io intanto vi consiglio di pullare la prossima settimana. Perché sì, perché poi andiamo a vedere che cos'è che fanno tutte le altre carte in un secondo video. Ma vi consiglio anche di tenere sotto controllo questa spot, ok? Perché c'è da dire due cose. Prima di tutto, se vi mancano le due carte, quindi se vi mancano tutte e tre le carte, dovete pullare. Perché è così, ragazzi. Se vi mancano tre carte nelle spot, almeno una chiavetta, buttatecela perché dovete in qualche modo, no? Ampliare la vostra collezione, ok? Poi se si parla dello specifico, mo' approfondiamo. Ma intanto vi volevo far vedere una piccola cosa che, qualora voi foste dei lettori dei fumetti Marvel, potete in qualche modo dirmi questa cosa. Perché credo sia un'incomprensione oppure sono stupido io, perché se io scrivo Sasquatch sulla Marvel mi compare Sasquatch così, no? Ovvero un Bigfoot, non è l'abominevole uomo delle nevi che è questo. Questo è il Wendigo, capito? Quindi perché c'è sta roba? Che se tu fai qui, vedi questa immagine di un fumetto, c'è cioè sia il Wendigo sia il coso, il Sasquatch. Quindi fatemi sapere qua sotto intanto questa piccola cosa, perché il Sasquatch qui è bianco e dovrebbe essere tipo un Chewbacca? Quindi cazzata a parte, andiamo a vedere intanto dalla più bassa per quanto riguarda cosa possiamo aspettarci. Per esempio, Havok, se voi andate su Snapdragon, già è uscito un bell'articoletto che vi mostra un po' di mazzi, no? Ma Havok è già il best deck. Lo mette in questo deck che vediamo già che c'è anche Ravonna. Però vediamo che è un lockdown, no? Vediamo in qualche modo il mazzo che per eccellenza stiamo vedendo, no? Per di più è un mazzo che a me piace tantissimo, con Cannonball che è una carta, raga, che io vi consiglio di prendere assolutissimamente. C'è Hobsummer, c'è una Wasbane, così, ma potete anche sostituirla con una Sage, capito? E per chi non sapesse che cos'è che fa Havok, per ogni turno vi scala i vostri costi, no? Quindi se c'è, lo giocate al turno 2, già al turno 3 avete sempre 2 di mana e non 3 di mana, ok? Lui si prende un più 4 per ogni turno, ok? È una carta molto particolare da gestire, una carta molto particolare da giocare. Se vi ricordate quando ci fu la hot location del castello di Zemo, che era usatissimo in quei giorni lì, perché potevi sputarglielo in bocca all'avversario. E gli facevi veramente un danno epocale. Se tu riesci con Havok a darglielo all'avversario, magari con una Viper, magari con qualcosina, no, così fai veramente male. Oppure per chi vuole in qualche modo giocarlo in dei mazzi umani, sarebbe anche comodo metterlo con Invisible Woman oppure nella dimensione oscura. No, ci sono tanti fattori che implicano a giocare questa carta. Ok, non si sta parlando di una carta che dalla sua uscita, infatti, questa è la seconda volta. Dalla sua uscita che appare. No, è la prima volta. È la prima volta che appare nelle spotlight dopo la sua uscita. E come carta lascio un po' il tempo che trovo. Anche se io qualche mazzettino ce l'ho pure fatto con Havok, mi sono anche divertito. Però non si sta parlando di tutta questa carta eclatante. Stiamo parlando di una serie 4. Stiamo parlando di
di una carta che, se gestita male, può regalarvi la sconfitta in una maniera molto assurda. Però diciamo che Havok fa parte di quella cerchia di carte che in qualche modo sono divertenti a suo modo da poter giocare. Ok, serve un po' un attimino da capire, però sono divertenti. Non vi consiglio la pool se vi manca Havok, ok? Perché non è che ha un mazzo vero e proprio forte. Perfetto. Però è una carta divertente. Dai, andiamo invece con l'altra carta che secondo me è quella più importante. Ovvero Ravonna Reslayer. Regà, se vi manca Ravonna nella vostra collezione dovete assolutissimamente pullare. Perché è una carta talmente utile all'interno di questo meta che non potete farne a meno. Ok, stiamo parlando sempre di una serie 4. Potete prenderla benissimo con i token, viene 3.000 token. Ok, ricordiamo le serie 4 vengono 3.000 token. Quindi se non vi interessa né Havok né Sasquatch, che andremo a parlare più avanti, potete farci un pensierino con i token, ok? Viene in mente, non lo so, volete accumulare delle chiavi per le spot successive, quindi Ravonna decide di prenderlo con i token e risparmiare le chiavi. Sono d'accordissimo su questa roba. Stiamo parlando anche di una carta che è stata ritoccata per 3 volte da quando fu rilasciata, no? Vedete, qui passiamo da una 3-3 a una 2-1, poi una 2-3, ma è sempre stata una carta impattante per quanto mi riguarda Ravonna. Io l'ho presa molto tardi e diciamo che me ne sono un po' pentito. Infatti, quant'è che sono uscite 2 spot da quando è stata rilasciata Ravonna? Ecco, le sono del dicembre. E questa, ok. Di mazzi con Ravonna, raga, le potete trovare veramente di cotte e di crude. Cioè, stiamo parlando che io la butto in qualsiasi mazzo Ravonna, ovvero in un tribunale. È utilissimo in un tribunale, ti sconta una miriade di carte, e qui addirittura è un tribunale col Mr. Negative. Qui, in un Death Galactus, che ci sta anche una Ravonna in questo. Qua mette pure Pixie, vabbè, lasciamo sta. In un Silver, ho visto anche una variante col Silver, eccola qua, con US Agent, capito? In un Negative fa dei buchi, è diventata veramente il nuovo Zab questa Ravonna. Spero che non la nerfino, spero che non la nerfino perché dà un aiuto esponenziale a tutto quello che ne consegue della composizione del mazzo. Ma il best deck per eccellenza con Ravonna è questo qui, no? È il Junk, è quello che noi abbiamo visto quando uscì Red Ult con Cannonball, con Doc Ock, con Debris che faceva veramente dei buchi, anzi tuttora io lo gioco, c'è anche la White Widow. Cioè, diciamo che questo è un mazzo solidissimo, regà, perché c'è Ravonna. Ok che Ravonna sconta solamente il Green Goblin e il Profix, ma già avere il Profix di turno 4 ha dei buchi assurdi. Per quanto mi riguarda, io punto alla Valiant, perché se voi notate qui nelle Valiant, soltanto la Nip comunque è una Valiant ufficiale, perché le altre sono tutte Spotlight, non si possono trovare. Capito? Io non ho variante di Ravonna, quindi urge trovarla. Guardate che bella questa qua, comunque. Però se mi esce la Chibi, in qualche modo me la prendo e me ne insacco. Ma andiamo a parlare della carta principale di queste Spotlight. Ovvero di lui, l'abominevole uomo delle nevi, Sasquatch. Che tra l'altro, la variante Spotlight è bellissima. Lui è utilissimo, secondo me farà veramente dei buchi perché torna. Va a collocarsi in un mazzo che già abbiamo visto giovedì con gli Oda che serviva quell'Oda lì, ovvero il lupo, ovvero il bounce. E quindi questo Sasquatch va a sposarsi col suo effetto in quel tipo di mazzo lì. Quindi può essere che poi noi vedremo una miriade di bounce all'interno del meta. Che per quanto mi riguarda, il bounce è bellissimo, è divertentissimo. E devi anche saperlo usare il bounce, attenzione, soprattutto se tu lo giochi col lupo e non con la scimmia. Insomma, Sasquatch cosa fa? Sasquatch viene a scontarsi per ogni carta che tu giochi nel turno successivo, al turno 5, al turno 4, di uno. Ok, quindi per ogni carta che tu giochi lui si sconta di uno. Quindi immaginatevi un ipotetico turno 5, magari con Black Swan che sconta tutte le carte a zero di costo 1, magari con Beast settata al turno 4, una miriade di cose si possono fare con Sasquatch per giocarla a zero. Ed è una carta che comunque dà quella solidità in più al bounce, no? Perché metti che in qualche modo tu bricchi o il lupo, oppure se tu la giochi con Hitmonkey, bricchi la scimmia, è quel genere di carta che alla fin fine tu glielo butti al turno 6 o anche magari al turno 4 se ci riesci a scontarla veramente di Danton e ti permette di fare dei punti importanti perché stiamo parlando sempre di una 10. Se tu riesci a giocarla a 0 è una 0-10, è come se fosse una Shulk, capito? Non sottovalutiamola questa carta. Qui ci sono degli esempi lampanti di tutto quello che ne consegue di robe di Sasquatch. Ah! Lui scomba con Mysterio. Se Mysterio non lo giochiamo il turno precedente che vogliamo giocare Sasquatch,
sconta di 3, perché sono 3 copie. Attenzione a questa combo. Infatti qui vediamo, tipo un mazzo del genere, c'è Hitmonkey, c'è Mockingbird, Mockingbird e Sasquatch per dare molta più solidità a tutto quello. Vabbè, c'è Martyr, fratelli, che stiamo parlando con Martyr, ma c'è Dazzler Mysterio, che questo ti permette di fare un, come dire, di robe con questa roba. Il gioco di parole. Oddio, qua lo metti in un Death Junk. Io non so se giocando tipo la Squirrel, se vale la roba soltanto con Mysterio. Questo è da capire poi domani quando ci uscirà nelle spot e te lo proveremo. Non so se con la Squirrel oppure con Sentry Void. Non credo con Sentry Void, ma forse con la Squirrel sì. E quando butta i suoi scoiattoli si sconta. Questa è da capire sta roba. Ma con Mysterio è sicuro. Con Mysterio è sicurissima sta roba. Perché già vedendo Mockingbird, capito? Vedendo anche che Mysterio dà quel più 3 di punto e anche a un Bishop e non solamente un 1, mi fa pensare che comunque Sasquatch è così, si sconta. Invece cambiamo sito, andiamo su Marvel Snap Zone, vedete? Vedi quello che cosa può combinare sta roba? Vabbè, a parte tutto gioca il Wheel of Fate Monkey. Cioè io sono dell'idea che comunque nel Bounce tu devi fare una scelta, prima di tutto, su quello che ti piace di più tra il lupo e Hitmonkey. Cioè, io insieme ogni volta riesco completamente a briccare tutto. Madonna, quella variante di Jeff è bellissima. Comunque, in un mazzo del genere, intendevo io questo. In un bounce così, ok? Non giocherei tutte e due, ok? Però c'è Bishop, c'è Sage per fare i punti, c'è Sasquatch, c'è Summer per rampare, capito? In un mazzo del genere con Beast, io gli aggiungerei anche Falcon. Sì, al posto di Wirbuff o di Hitmonkey, capito? Addirittura qui lo butta in uno zoo con Blue Marvel. Vabbè, a parte tutto, e qui ci starebbe bene una carriera. Guarda quanti drop a uno ci abbiamo. Quindi questa spot è da pullare. Questa spot è da pullare se vi piace il bounce. A maggior ragione per Sasquatch, ma per quanto riguarda Ravonna, raga, dovete pullare assolutissimamente se vi manca. Che stiamo parlando di una carta che ha preso il posto di Zabu. È molto utile in molti mazzi. Avok, vabbè, lasciamola lì al tempo che trova, anche perché alla fine è quella carta per buttarla nelle spot così, per ridere. Però, cioè, io sono veramente molto contento per questa spotlight. E per quanto mi riguarda, sì. Per quanto mi riguarda, Sasquatch sarà veramente una bella carta. Lasciamo stare il fatto che prendo tutte le carte come ogni settimana. Ma perché ci devo fare il video, raga, non per qualcos'altro. Perché Namora, altrimenti, io non l'avrei presa. Non mi ispirava. Anche se poi Namora, abbiamo visto che con l'ota di Leech si è potuta giocare, c'erano anche le quest settimanali di questa settimana, l'ho vista molto e l'ho giocata molto in un wonk con Namora, quindi a prima vista non è quella spotlight impattante come questa, perché questa si vede a vista d'occhio e questa è una bella spot, capito? Quindi valutate bene, il consiglio che vi posso dare, se puntate anche a Athena, ok? Dipende anche dalle chiavi che ci avete voi, ma una chiavetta non si sa mai, ma buttatecela, ok? Tanto in una settimana riuscire... Se giocate sempre bene o male ad accumularvi alla seconda, poi dipende anche in che grado siete della collezione. Però in qualche modo la potete recuperare una chiave. Poi se sono due, no, è complicato, ragazzi. Poi no, neanche se giocate tutti i giorni H24 riuscite. E vi invito qui sotto a dirmi cosa ne pensate della spotlight. Se andate a pullare, vi ricordo che domani andremo a pullare tutti insieme in live. Quindi vi aspetto e pulliamo tutti insieme.